tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Matteo. Oggi introduco una nuova serie, quella che riguarda i tutorial delle case, quindi andremo a costruire con delle mod. Infatti questo episodio riguarderà specialmente le mod, che vi ho già mostrato in un video passato, ve lo lascio in descrizione. E oggi quindi farò la parte 2 facendo anche un tutorial per una casa. Allora, la casa di oggi sarà molto classica, in quanto devo arredarla, devo fare un tutorial su come usare le mod. Quindi improvviserò un poco perché non ho avuto proprio un progetto. L'andrò comunque a realizzare. Allora, abbiamo varie pagine delle mod. Vabbè, questa è la prima classica di Minecraft. Alla Little Tiles, c'è la Little Tiles che vi dà un sacco di blocchi innanzitutto. Quindi, per esempio, abbiamo questo blocco che è bellissimo. Ho tanti altri blocchi bianchi, ho il finto blocco di acqua. E poi c'è Little Tiles Armor e il Little Tiles Chisel. Little Chisel, scusate. E con questi due strumenti cosa si può fare? Se io piazzo un blocco e lo voglio modificare nei suoi cubetti, con questa mod, con questo martellino, lo posso andare a modificare completamente. Vedete? E lo posso anche trasformare in una scala questo blocco. Vedete? Olè. Adesso è una specie di scaletta ad angolo, molto bella, molto molto bella. E se vogliamo magari non perdere tempo, basta prendere il blocco, copiarlo e andiamo a, con l'altro strumento, a fare questo. Molto molto utile come mod, e dopo vi faccio vedere anche per cosa la potete sfruttare. Scusate, mi sono dimenticato di togliere i mostri. Allora, andiamo a costruire la casa, quindi prendiamo questi due strumenti, questo blocco qua, e andiamo a prendere anche un colore. Ecco, un colore, vediamo, possiamo prendere questo, molto per una casa, come ho detto, molto classica. Allora, direi di fare una parete alta 4, 5, 6, 7 e 8, 8 alta e larga 1, 2, 3, 4, 5, larga 5, con lo spazio per la porta, perché questa sarà la parete d'ingresso. La ricopriamo tutta, la riempiamo tutta. Anche in questo caso si può usare questa mod qua. Olè, ci siamo sbrigati. Metterei un'altra porta qua perché ci farei un balcone e una finestra. Allora, adesso andiamo a creare l'altra parte. Direi di fare un altro blocco, così un'altra striscia, per poi andare a fare sempre una parete alta 8, ma lunga 2 blocchi. A questo punto andiamo a fare un quadrato, 2 blocchi di distanza tra i due quadrati, perché ne facciamo un altro. Spazio per la porta, quindi siamo a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qua invece chiudiamo, non lasciamo lo spazio per la porta. Qua la porta deve essere più giustamente. E poi andiamo a fare un'altra finestrella qua per il secondo piano,
ma anche qua. Ok, e questa è la facciata principale, no? Qua facciamo il balconcino. E anche qua. Questo non mi piace, lo ricopiamo. Ok, allora adesso andiamo a continuare da questo lato. Questo lato facciamo un'altra colonna e poi un'altra anche qua. Quindi in totale abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocchi a partire da questo qua. Adesso andiamo a creare le piccole stanzette all'interno della casa. Quindi lasciamo un 4x4 sia qua che sopra. Due blocchi a partire da qua, quindi ho due altri blocchi, e poi una parete alta 8 e lunga, l'ho fatta lunga 4. Ok, adesso abbiamo creato, come vedete, l'ingresso. Per quanto riguarda il pavimento, all'ultima pagina, alla settima su settima, e c'è questa mod qua. Se scrivete wood, legno praticamente in inglese, trovate tantissimi tipi di legno che normalmente non ci sono. Allora ne scegliete uno, io scelgo questo perché è molto bello, mi piace. E fate il primo pavimento sia qua che qua. Per quanto riguarda le finestre, invece, c'è una mod che a partire da qua fino, quindi da questa icona qua fino a questa qua, quindi prima della chisel, è tutta un'unica mod che si divide in tante pagine. Sono un sacco di arredamenti molto molto belli che vi faccio vedere dopo, però adesso andiamo alle finestre. Vedete quante finestre realistiche ci sono, che si possono inoltre anche aprire. Del resto ci sono altre finestre, vabbè. Allora, qua andiamo a mettere la finestra 4x4 e così per tutte le altre. Qua quella 1x2, 1x2 e 4x4. Qua ne aggiungo un'altra. Ok, allora direi che anche qua la tolgo la finestra, non mi piace. Adesso cosa andiamo a fare? Innanzitutto a mettere il giorno perché sta facendo già notte. Vi lascio il link delle shader, sì. Vi lascio il link delle shader in descrizione. Le shader sono quelle che modificano, no? La grafica, molto molto belle queste. Ok. Allora, continuando, andiamo a prendere il blocco quello di mattone bianco. Andiamo a, ma vi dico i blocchi, due secondi. Ok, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Sono 16 blocchi. Su questa parete, subito dopo quella grigia, lasciate un blocco e fate 4 altrettanto. 4. Qua uno dopo due, prima di due blocchi alla fine, anche qua due, vabbè, due alto e uno largo,
un altro 4 qua e un altro 4 qua e siamo a posto. Anche qua andiamo a fare una parete quanto quella grigia, non proprio quanto quella grigia, infatti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 blocchi, 8 blocchi a partire da qua. Bene, altri infissi, perché cosa abbiamo? Se andiamo alla pagina 2, quindi la prima pagina delle mod, abbiamo una delle mod più conosciute al mondo, la Marifin Crayfish Furniture Mod. Se andate sotto, vabbè, ci sono un sacco di arredamenti che vi faccio vedere dopo. E poi se andate poco poco più sotto, abbiamo Modern Window e Modern Door. Ci serviranno per fare qua l'entrata al giardino, perché qua uscirà un giardinetto. Allora, qua due. Andiamo a fare 2 e 3 alto, sia da un lato che dall'altro. Ah no, scusate, mi sono un po' rincoglionito. Facciamo 3, facciamo 2, mettiamo la porta. Ci impazzirete un po' su queste porte, però va bene, sono bene. Ecco qua che viene il nostro soccorso, la mod, questa qua, con questi utensili qua. Se noi andiamo a mettere il blocco, perché non voglio vedere l'erba in casa mia, beh, il blocco esce di fuori. Con la mod, quella che ho usato per fare tutta la parete, andiamo a selezionare solo i blocchi interessati, anche questi qua piccolini. Andiamo a prendere il legno. E lo andiamo a posizionare qua così, molto bene. La stessa cosa, tagliate solo una parte, quindi non mettete l'intero blocco. Olè. Ok, adesso dobbiamo fare questo 2x8. Vaffanculo. 1, 2, 3, alto 3, dopo quel 3 blocco striscia che sarà lunga 1, 2, 3, 4, 5. Al numero 5 fate 1, 2, 3, 4, numero 4, 5. Io usufruisco della mia mod. Ok, va benissimo. Non so se avete già immaginato, qua ci vorranno le vetrate, quelle proprio vetro normale di Minecraft. Anche per quanto riguarda il vetro, c'è una chicca, la Connect Glass, sempre nella pagina 2. Puoi trovare tutti i tipi di vetro, in poche parole. Ma ne abbiamo altri ancora più belli nella Chisel. Quindi Glass, e questo è uno dei, dove sta? È uno dei più belli. Guardate, sembrerà molto pulito, ma non lo è, perché guardate com'è. Ok. Però ragazzi, aspettate, ci ho ripensato. No, non va il vetro, ragazzi, scusate. Thank you.
perché scusatemi, dobbiamo mettere glass, cercatelo, dobbiamo prendere questo blocco che è lo stesso, solo che è il blocco. Quindi a sto punto sapete che faccio? Facciamo così, guardate. Ma vuoi dire, ma c'è questo problema qua? Lo risolvo immediatamente. No, aspettate, non lo risolvo così. Ok. Olè. Perfetto. Adesso andiamo a fare questa parete sempre di grigio. Uguale. Qua faremo un'altra balconata, quindi metto la stessa. Se la fa mettere, porca merda, queste cazzo di porte di sabbia. Ecco, ho fatto la cagata del giorno. Ok ragazzi, in questo caso che ho fatto una cagata, potete fare undo, vi andate a personalizzare il tasto che non mi sto manco a ricordare. No, mi sto raccogliendo io. Scusatemi. Undo. Ah, scherzavo, non lo so, non l'ho personalizzato. Ragazzi, forse è il caso di mettere già qui. Ok. Ok, balconcino. Perfetto. Qua la solita storia. Ok, qua invece andiamo a fare un'altra cosa. Non quello che abbiamo fatto giù. Andiamo a mettere delle finestre molto particolari. Andiamo a mettere, credo che di questo video ci sarà la parte 2. Mettere queste finestre qua. Guardate. Stanno alla pagina 4 nella props mode. Andiamo a prendere queste finestre qua, bay window.
e anche qua rompiamo i blocchi. E guardate che belle, sono bellissime a parere mio. Ovviamente, guardate, si possono aprire tutte, tranne, vabbè, quelle è normale che non si possono aprire. Così, così, vedete, pure queste, ovviamente, perché sono porte, queste. Ok, perfetto. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale per supportare me e Andrea, e vi ricordiamo che faremo una serie Twitch, cioè una serie, faremo delle live su Twitch. Andateci a seguire anche su quel canale, vi lascio il link in descrizione anche di quello. Qua invece che abbiamo fatto il doppio muro, andremo a mettere queste, le stesse di prima. Fate così, perfetto. Allora ragazzi, per oggi è tutto, in quanto è un video di 20 minuti ed è pesantissimo come video. Ci vediamo in un prossimo episodio in cui andremo ad arredarla la casa e andremo a perfezionarla. Vi ricordo di lasciare like e iscrivervi al canale. Ci vediamo in un prossimo e nuovissimo episodio. Da Matteo è tutto. Ciao!